Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della rassegna stanca. Dopo la pausa che abbiamo preso per la sessione invernale, siamo ritornati a discutere con voi le notizie della settimana. E, questa è una delle ultime puntate che andrà integralmente su Instagram, perché dalla prossima settimana ci spostiamo sui podcast di Spotify. Quindi seguiteci su Spotify, anche questa sera siamo l'inimitabile Matteo. Ciao ragazzi, bentornati. E ci siete mancati un botto, a essere sincero, Ah sì, anche ah sì. perché vedevo tutte notizie e dicevo no, ne devo parlare di queste cose, però ero obbligato a non farlo, quindi mi sono attenuto ai miei obblighi. E detto questo, però, dato che siamo stati assenti per un bel po', oggi abbiamo una serie di notizie provenienti da tutto il mondo e speriamo di scusarci in un modo o nell'altro con voi. E sei talmente gentile da iniziare te, Matteo, oppure preferisci Vai, iniziare io? vai. Inizio io con una notizia abbastanza leggera, partiamo perché abbiamo anche delle notizie un po' pesanti, Stavo che ancora a però fascia comunque ha protetta. scioccato tutto il mondo, che è quella di Daft Punk, no? Che si sono sciolti, un gruppo storico che dopo 28 anni di carriera e di successi hanno deciso di separarsi. È lo storico duo di DJ della musica elettronica francese. Hanno annunciato proprio in settimana, con un video su YouTube, la loro appunto separazione. E in questo video i due artisti camminano in silenzio su una spiaggia deserta, finché alla fine il membro del gruppo col casco dorato, lo storico gruppo col casco dorato, che è Guy Manuel, aziona un timer sulla schiena del suo compagno col casco grigio e si allontana. Poi allo scattare dello zero esplode il suo compagno, e la scena poi alla fine si conclude con la loro musica. Quindi diciamo, loro sono stati un gruppo molto importante per la musica elettronica e non solo, che hanno raggiunto il loro apice nel 2013 con il disco Random Access Memories, e poi vabbè, la hit mondiale, che è famosissima, bellissima canzone. Ma comunque ti dico, io sono un grande fan dei Daft Punk, eh. Cioè, e mo non è che li conosco tutte le loro canzoni, però quelle poche che conosco, cioè quelle Sì. che conosco sono veramente belle. E poi Hit. io, a parte Hit, ma loro in un modo o nell'altro, comunque due ragazzi francesi che hanno rivoluzionato il mondo della musica elettronica, cioè prima era completamente un'altra cosa, cioè loro prendevano dei pezzi di brano piccolissimi, cortissimi, e ci facevano una musica che poi avrebbe fatto un successo clamoroso. Infatti, devo essere sincero, ci sono rimasto abbastanza male quando ho saputo che si sono lasciati, più male della morte di Pure io. XXXTentacion. Sì, vabbè, quelli sono gusti. Certo, i Però fan mo di c'erano. XX. Quanti anni ci avevano mo? Erano vecchiotti, stanno iniziando a diventare vecchiotti, secondo me. No, invece, io vi parlo di una cosa che io veramente ogni volta che affronto il discorso con i miei amici, insomma, persone così, ci troviamo sempre a scontrarci su questa tematica, perché è una tematica abbastanza ostile, ovvero quella del burka, perché infatti in Svizzera il 7 marzo si voterà per l'approvazione o meno di questa iniziativa, che è la legge anti-burka, ovvero l'obbligo dello Stato di rimuoversi burka in luoghi pubblici, perché certi dicono per sicurezza, certi dicono per rispetto nel paese ospitante. E a me questa notizia mi ha fatto accapponare la pelle, perché mi ha ricordato molto il nostro caro Duce, in quanto l'Italia, dal punto di vista legale, è costretta e obbligata a rispettare la libertà religiosa, che sia espressa in pubblico o in luogo privato. Quindi un discorso del genere in Italia non si può applicare, ma in paesi come la Svizzera evidentemente sì, e mi sembra una barbarie, perché pensate un attimo a noi cristiani: quando nasciamo, la maggior parte dei cristiani, quando nascono, se sono piccoli, vengono battezzati. Non è che il ragazzo ha coscienza del fatto che sta venendo battezzato, però lo si fa. Là, molte donne, perché certe si mettono il burka per a dare rispetto alla figura del marito, ma altre scelgono proprio di metterselo loro.
Quindi non vedo nessun problema in questa decisione, soprattutto mi trovo molto spesso a litigare perché mi dicono se sono terroriste e non si vogliono far vedere, beh, mi credo che la polizia, se gli intimi di levarsi, loro se lo levino, perché ci sta un limite anche alla religione se te minacciano con una pistola spuntata sulla tempia. Bene, andiamo avanti con la prossima. Io volevo parlare invece dei rider, no? I rider adesso stanno diventando importantissimi, soprattutto in questo periodo di lockdown, zone gialle, zone rosse, ti portano in ciabatta, quindi sono fondamentali. Però sono stati considerati ultimamente non autonomi, ma dei lavoratori subordinati. Perché? Perché la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sul lavoro dei rider a seguito di numerosi incidenti stradali che hanno coinvolto appunto i fattorini di food delivery in quest'ultimo anno, e i PM hanno messo sotto indagine sei datori di lavoro delle quattro maggiori società operative in Italia, che sono Deliveroo, Just Eat, Uber Eats, Glovo, tutti quelli che conosciamo comunque, tutte app che utilizziamo per farci portare il cibo a casa. E quindi le aziende hanno ricevuto un verbale, queste aziende, che impone l'assunzione di circa 60.000 rider che lavorano in Italia entro 90 giorni di tempo da oggi. Quindi, altrimenti i decreti ingiuntivi perderanno il pagamento dei 733 milioni di euro in totale di ammende per la violazione sulle norme di salute e sulla sicurezza del lavoro. Quindi, diciamo, il ruolo del rider sta diventando molto importante e sta diventando un lavoro retribuito e comunque ufficiale a tutti gli effetti, no? Uno magari che un ragazzo va a fare il portapizze, no? Uno lo considera un lavoretto così, mentre invece adesso con questa tutela da parte che c'è stata anche da parte della Procura, che ha voluto aprire addirittura un'inchiesta su questi, soprattutto sugli incidenti che capitavano molto spesso a questi ragazzi, diciamo, sta assumendo un'importanza notevole. Senti, io molto affascinante questa parentesi sui rider, però volevo da te una tematica che ci portasse un po' più al litigio, capito? C'hai una notizia di oggi che vi potrebbe dar fastidio? Se, più o meno, Una mia? su cui è possibile avere una discussione accesa, perché magari conoscendoci tu la pensi in un modo, io in un altro. Ok. Dai il meglio di te. Do il meglio di me. Allora, io ti direi Biden in Siria. Vediamo tu cosa ne pensi di quello che ha fatto Biden in Siria, no? Prima Perché gli spiegamelo un po', perché a Stati me non mi frega niente del Uniti Biden, devo essere sincero. Gli Stati Uniti hanno bombardato la Siria, no? Nella zona orientale, al confine con l'Iraq, hanno preso di mira delle infrastrutture delle milizie appoggiate dall'Iran. E secondo l'osservatorio siriano, per i diritti umani, sono 17 i combattenti filo-iraniani che hanno perso la vita in questo raid americano. Un raid che è stato guidato dal nuovo governo di Joe Biden, dopo solamente 37 giorni dal suo insediamento, no? Quindi si accusava molto Trump di essere pro guerra, pro violenza e tutto. Invece con le elezioni di Biden si pensava, no? Tutti che scendevano in piazza con le bandiere della pace, eccetera, ma alla fine comunque la politica americana rimane comunque quella, c'è poco da Io fare. quello che ti posso dire è che Trump, sì, allora, da problemi interni ne ha causati, è stata una bella croce per gli Stati Uniti, ma come al solito, essendo un paese così vasto, è anche difficile che non si creano certi tipi di conflitti e di contrasti. Però una cosa c'è da dire in suo favore è che durante la sua carica non è stato un guerrafondaio, non ha mai provocato, anzi ha
fatto abbassare le armi in tutti i posti in cui effettivamente ci stavano, ovviamente tra Stati Uniti e chi altro, mentre Biden è appena arrivato. Ha subito rialzato le armi in Siria. Questa cosa lo sapevo, infatti, ho anche visto Trump che aveva detto giustamente, anche perché giustamente sono passati 30 giorni e stai facendo un macello, accusando Biden ovviamente della sua scarsa performance. E io non sono mai stato un grande enfatizzatore di Biden e continuo a non esserlo, però fondamentalmente a me Trump mi sta veramente antipatico, quindi però non ti saprei di chi è peggio. Tipo la Sì, politica però italiana. capisci, quello che ti dicevo è che comunque la gente tutta così, no? Per le piazze, tutti per Biden, tutti a favore di Biden per quello che per la sua campagna, come dicevi tu, però poi comunque lui si faceva sempre portatore, come hai detto, del no alle armi, no alla guerra, eccetera, però comunque ha voluto. Diciamo, ha smentito alla fine, dopo solamente 37 giorni, tutti quanti facendo un Certo. bombardamento in Siria e rispondendo, perché comunque non è che ha bombardato così a caso, ha comunque risposto a un attacco missilistico che era in Iraq dello scorso 15 febbraio, quindi in cui avevano perso la vita altri americani, quindi questo. Certo, io invece adesso ti parlo di una cosa che secondo me potrebbe molto interessarti, infatti dovrebbe appartenere alla tua sfera di notizie, ovvero si parla dei mondiali di calcio del 2022, che una persona quando ci pensa dice wow, fighissimo, no? Una cosa che vedrà tutto il mondo perché sono mondiali, ma ci sta veramente un'altra faccia dietro a questo splendore apparente, che è quella della condizione degli operai all'interno delle costruzioni. Anche qui si parla del Qatar, che è sempre stato un paese che non ha mai investito tanti soldi nello sport. Quante volte ti è capitato di sentire, ma pure un calciatore proveniente dal Qatar? Cioè, là non gli frega Certo. niente a nessuno, ma quasi in tutti gli Emirati Arabi è così. Però per la selezione per ospitare i mondiali è stato votato il Qatar per il 2022, e che te lo dica a fare, la maggior parte delle persone operaie in Qatar sono immigrati che vengono da India, Pakistan e Bangladesh. Quindi la forza lavoro attualmente in Qatar equivale a solo immigrati, pochissimi interni che lavorano in cantieri. E nel 2013 già ci fu un'inchiesta per capire le condizioni di vita di questi operai, e ci stavano turni superiori alle 8 ore, con temperature sui 50 gradi e di più, con compensi da di ritardo o non dati, e addirittura punizioni corporali in caso di lamentele, cioè quasi campi di concentramento. E pensa, ti dico questo numero che io quando l'ho letto ho detto oh, grave: dal 2010 ad oggi sono morti 6.500 operai in questi anni, una media di 12 operai morti a settimana, praticamente il doppio un giorno a settimana. E quindi, in caso di questi mondiali del 2022, chissà che cosa ci sta dietro, Sì. quanta gente ci sta lavorando, in quali condizioni. E veramente fa schifo sentire questo del 2021, però ci Certo, ma sono poi altre realtà. come in tutte le grandi organizzazioni, soprattutto a livello mondiale, ci stanno sempre, no? Queste altre facce vengono nascoste, che nessuno ci fa mai caso, non vengono mai esposte, però comunque esistono e sono comunque delle piaghe a livello societario che purtroppo permangono anche nel 2021. E io volevo invece parlare di una nuova applicazione che è uscita, che sarà a breve diciamo a disposizione, perché riguarda i femminicidi. Sono arrivate a 10 le morti di donne per mano di uomini violenti oppure gelosi dall'inizio del 2021, quindi diciamo che mediamente muore una donna ogni 5 giorni. Ovviamente la piaga femminicidi è veramente a livello anche societario un qualcosa che dura da sempre e che ancora ad oggi nel 2021 permane purtroppo.
Però per far fronte a questa appunto, diciamo, emergenza che esiste comunque da sempre, è nata questa nuova applicazione che si chiama MyTutela, progettata per affrontare il problema appunto dello stalking. Però il nome è bruttissimo. Sì, Il un nome è po' veramente strano. brutto. Sì. Questa app MyTutela permette alla vittima di persecuzioni tramite chiamate oppure messaggi di registrare i dati e le conversazioni pericolose in un cloud e poi di certificarle come prove a valore legale, quindi ne può portare la polizia come denuncia, eccetera. I dati ovviamente vengono criptati e per lo stalker sarà impossibile cancellarli anche comunque accedendo al telefono della vittima. Inoltre questa app può anche analizzare i messaggi di un certo contatto e dai termini utilizzati può avvertire se è possibile un comportamento pericoloso o meno, quindi è anche dotata di diciamo, un'intelligenza artificiale, quindi devo dire che può essere una svolta importante, no? Sì, no, beh, guarda, potrebbe esserlo palesemente se non fosse che certe, anzi nella maggior parte dei casi vengono proprio ignorate e continuiamo a stupirci ogni volta al telegiornale di donne che muoiono quando ci stanno veramente tantissime, hanno bisogno di aiuto e dicono di che vanno sentite tutte, ma sono poche le quali vengono sentite, anzi tendiamo molto più spesso a dare attenzione a stupidaggini come, non so, parlando di cosa la settimana non era prevista questa cosa, però in questa settimana mi è capitato di vedere su Facebook il post di quello scrittore che è stato insultato da dei ragazzini di 16 anni che gli hanno scritto che gli hanno detto ricchione di merda. No, ti ripeto proprio palesemente quello che è stato scritto. E questo che si è fatto un selfie mentre piangeva, reazioni su reazioni, è andato sulla Repubblica. Vabbè, un polverone allucinante, ma se infatti io ho anche commentato sotto a quel post, se questa persona non ci avesse avuto tutta questa influenza mediatica, sarebbe andato sulla Repubblica. Quindi pensiamo alle donne, signore, anche di una certa età, che subiscono violenze e non hanno modo di lamentarsi, o meglio, lo fanno ma non vengono ascoltate, e Non penso che sia ascoltato. una delle cose più brutte da provare, ignoro, essere Veramente sì. ignorata proprio. Mentre invece parliamo un attimo di cose molto gravi. Già settimana scorsa con l'ambasciatore italiano un attentato, questa volta ce n'è stato un altro in questa settimana sul Ponte Tamigi, quindi ci troviamo in Inghilterra dove un SUV ha investito diverse persone sul Ponte del Tamigi uccidendone quattro. Nel momento in cui l'assalitore è sceso dal mezzo ha provato ad accoltellare un poliziotto che ha ucciso poi effettivamente, quando poi dopo è stato ucciso anche l'assalitore, quindi in tutto si contano 5 morti. Feriti in condizioni gravissime, tra i quali anche un'italiana che è rimasta gravemente ferita. Secondo Scotland Yard si parla di 40 feriti, quindi un vero e proprio massacro. Soprattutto poi in questo periodo, cioè già ci stanno 3.000 problemi, poi ma sei senza cuore, vai a uccidere persone così, investendole con un SUV. Non so, e mo aspettiamo un attimo le notizie da questa giovane bolognese che viveva a Londra 6 anni, che è stata ferita nell'attentato. Ma è successo il putiferio, ovviamente, dopo questa situazione. Anche perché lo stanno notando che stanno molto prendendo di mira paesi come Inghilterra e Francia, i terroristi. Anche se questo non sembra che appartenga a un'affiliazione terroristica, però per fare questo o stai fuori col cervello, però te lo sei bevuto, oppure qualcosa sotto ci dovrà stare. Sì. Vabbè, purtroppo non è il primo, sono stati No, tanti non è il altri primo, sarà matti. morto l'ultimo. No, purtroppo no. Va bene, ragazzi, noi per oggi vi salutiamo. Stato un piacere. È stato un piacere vedersi per l'ultima volta così No, vabbè, ci saranno, dal da quello che ho vivo. capito, ci saranno ancora spezzoni che Sì, pubblicheremo su Instagram. continueranno degli spezzoni, però ovviamente le puntate non saranno così lunghe perché le andremo a fare sui podcast su Spotify. Quindi andateci a seguire su Spotify, mi raccomando, perché la prossima settimana ci vedremo là. E niente, buona giornata, buona settimana e ci rivediamo lunedì prossimo con le nuove notizie. Ciao ciao. Ciao ragazzi.